un taglio al tuo languore, Twix. Stai in linea con Vogumil. 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 Solari Bilboa abbronzano di più, più in fretta. Città. Sì. Farei tutto, proprio tutto. Farei tutto, proprio tutto, per tu. Taglio al tuo languore, Twix! Stai in linea con Vogumil. 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 Solari Bilboa abbronzano di più, più in fretta. Città. Sì. Farei tutto, proprio tutto.
farei tutto, proprio tutto, per tu. Taglio al tuo languore, Twix! Stai in linea con Vogumil. 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 Solari Bilboa abbronzano di più, più in fretta. Città. Ma sì! Farei tutto, proprio tutto. Farei tutto, proprio tutto, per tu. Princeps Jamaica, ritmo a tutto colore. Tele Lombardia presenta Teleradio News. Tele Lombardia presenta Teleradio News. In collaborazione con Radio Peter Flowers. Princeps Jamaica. Ritmo a tutto colore. Saluto a tutti voi amici all'ascolto dalla voce di Mauro Suma in studio per il nostro giornale delle 12.30. I marittimi imbarcati sui traghetti della società Tirrenia Adriatica sciopereranno per 24 ore domani. L'agitazione è stata confermata da una nota del sindacato autonomo Federmarcisal.
Nella nota si afferma che lo sciopero porterà al blocco dei collegamenti con le isole. Dalla cronaca sindacale alla cronaca vera e propria, circa 500 Swatch, i famosi orologi svizzeri da tempo oggetto dell'interesse dei collezionisti italiani, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. L'operazione è avvenuta nel corso di un controllo ad una mostra numismatica genovese. Sono stati sequestrati anche numerosi braccialetti e poi monete antiche, lingotti d'oro ed argento. Tempi duri quindi per chi vive a stretto contatto con gli orologi. Non a caso il re dei Rolex è finito al fresco. L'antiquario Paolo Frattini, noto in tutta Italia per le aste che organizza da anni su varie televisioni private, è stato arrestato ieri a Varese. L'antiquario è accusato di bancarotta fraudolenta per un dissesto finanziario ingente, addirittura 6 miliardi di lire. Sempre a Varese, questa notte attorno alle 3, un incendio è divampato al bowling di via Belforte. Le fiamme hanno avvolto i saloni distruggendoli. Non sono ancora state stabilite le cause del disastro, in ogni caso non ci sono stati feriti. A Milano entro l'estate aumenterà il prezzo del biglietto del tram. L'annuncio del rincaro è stato dato dall'assessore ai trasporti Angelo Capone, che ha spiegato come il ritocco sarà necessario per non perdere il diritto ai finanziamenti del Fondo Nazionale dei Trasporti. In sostanza, spiega l'assessore milanese, i cittadini dovranno pagare di più in modo diretto attraverso l'aggiornamento delle tariffe di viaggio per non trovarsi a pagare poi in via indiretta attraverso un deficit dell'azienda traviaria milanese, tutto a carico dell'amministrazione comunale. L'aumento potrebbe portare il biglietto da 1.000 a 1.300 lire. Ed eccoci alla pagina sportiva. Questo pomeriggio a Bratislava scende in campo l'Italia Under 21. Questa è la formazione che manderà in campo Maldini per la gara di andata dei quarti di finale del campionato europeo Under 21. Antonioli, Bonomi e Favalli, Dino Baggio, Luzzardi e Verga, Meglia, Albertini, Buso, Corini e Marcolin. In panchina con Cesare Maldini ci saranno Peruzzi, Malusci, Matrecano, Sordo e Bertarelli, arbitra l'ungherese Hartmann. L'ultima notizia del nostro giornale, amici all'ascolto, riguarda l'hockey su ghiaccio. Questi risultati della 18ª giornata: a Canazei Davis Milano batte Fassa 8-3, Hockey Club Milano lancia Bolzano 3-5, Brunico Varese 5-7, Zoldo Alleghe 1-7, Fiemme Asiago 3-8, quindi 5 vittorie delle squadre in trasferta. Si è chiusa la regular season con questi risultati e in classifica i Davis hanno trionfato con 32 punti. Poi a seguire Alleghe 26, Hockey Club Milano 25, Bolzano 23, Asiago 20, Varese 19, Fassa 17, Brunico 11, Fiemme 6, Zoldo 1. Il prossimo turno partirà sabato con i quarti di finale dei playoff. È tutto per il nostro giornale, amici all'ascolto. A tutti voi un saluto da Mauro Suma, la linea alla regia. Tele Lombardia vi ha presentato Teleradio News in collaborazione con Radio Peter Flowers. Princeps Jamaica, ritmo a tutto colore.